Nel video di oggi sfidiamo il vento con il nostro Mini 4 Pro. Lazzaro version è resuscitato. Ve ne parlo in questo video. Ciao a tutti indronati, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Alfredo, pilota di droni e appassionato di tecnologia a 360 gradi. Nel video di oggi con il Mini 4 Pro andiamo a sfidare il vento, ma quello che voglio fare in realtà è sensibilizzare soprattutto quelli che hanno acquistato da poco questo drone, perché in questi mesi molti mi avete scritto in privato su Instagram e su Facebook che avete perso il drone durante tempeste di vento, durante giornate ventose come questa. Infatti guardate che roba, ragazzi, guardate lì le palme come si muovono. C'è parecchio vento e quindi oggi andremo a vedere, perché ancora non l'abbiamo visto, come reagirà il Mini 4 Pro al vento. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di supportare il canale in maniera del tutto gratuita lasciando un bel like a questo video. Siamo pronti per iniziare i test. Per fare i test utilizzeremo questo, che è un dispositivo che molti conoscono ma altri no. Questo è un anemometro che serve a misurare la forza del vento. Lo potrete trovare su Amazon al costo di 30-40 euro. Non è una cosa altamente professionale, ma è meglio di quelli da 10-15 euro ed è molto affidabile. Inoltre questo misura anche la temperatura esterna, che non fa mai male. Perché è importante andare a misurare il vento, o soprattutto all'inizio? Sicuramente i principianti non sanno, guardando il vento così, se il loro drone può decollare o non può decollare. Con questi accessori, se volete, avete un riferimento numerico, un valore. Dovete sapere che droni piccoli come il Mini 4 Pro hanno una resistenza al vento dichiarata di livello 5. Livello 5 corrisponde a velocità del vento di 10 metri al secondo, perché con i droni la velocità la misuriamo in metri al secondo, si può anche misurare in chilometri orari, poi fate le vostre conversioni. Andiamo a vedere se effettivamente il nostro Mini 4 Pro riesce a resistere al vento e a che tipo di vento resiste. Anzi, ragazzi, prima di decollare, quando c'è vento è meglio decollare dalla mano o dal landing pad? Chi non conosce questo attrezzo, il landing pad è una piattaforma dal quale possiamo far decollare il nostro drone. È di varie colorazioni, tendenzialmente ha un lato di un colore e quell'altro di un altro colore. Quando c'è tanto vento conviene, a livello di sicurezza nostra personale, far decollare il drone dal landing pad. La maggior parte dei landing pad in commercio, come vedete, hanno dei fori. Questi fori ci sono per un motivo. Non per bellezza, ma perché quando c'è vento, vedete che il vento potrebbe dar fastidio, potrebbe alzare il nostro landing pad e farlo volare. Quindi in dotazione abbiamo questi piruletti qui, eccoli, che vanno possibilmente fissati nel terreno. Anche se vi viene in mente di spingere così con i piedi, non lo fate, perché sono sempre di plastica, si spezzano. Questo mi è capitato in passato e qualcuno rotto ce l'ho ancora qui dentro. State qui e con la vostra forza cercate di entrare. Dopo, ovviamente, in base al tipo di terreno che incontrate, troverete più o meno resistenza. Perfetto, landing pad fissato a terra. Tutti di voi diranno: ma no, Alfredo, ma che fai ogni volta che decolli con landing pad? Fai tutta sta cosa? Questa cosa la facevo ovviamente agli inizi. Siccome stiamo parlando in questi video con il Mini 4 Pro specialmente ai nuovi iscritti, ai nuovi possessori di droni, ai nuovi piloti, è il caso di fare un bel ripasso e rispiegare tutto da capo. Normalmente io, anche in questi casi, con il vento faccio decollare il drone dalla mano, e in questo video vi ho fatto infatti vedere come decollare sia dalla mano che dal landing pad. Se ve lo siete perso, comunque siete interessati, ve lo lascio qui in alto nella scheda. Adesso il discorso è un altro: dobbiamo fare un decollo sicuro, e per un principiante il landing pad è la soluzione migliore. Questo, dicevamo, che è l'anemometro, molto semplice d'utilizzo, non è che bisogna stare a fare tante manfrine. Schiacciamo il tasto power d'accensione e lui, come vedete, con la rotellina inizia già subito a misurare il vento. Adesso abbiamo un vento di classe 2, quindi attorno ai 2-3 metri al secondo. Vedete che ci sono raffiche, infatti già sta andando verso i 4 metri al secondo e ci avviciniamo alla terza classe. Ma una cosa importante è che dovete considerare: qui c'è un vento, salendo di quota il vento aumenterà di intensità. Adesso, per esempio, è arrivata una raffica di
6 metri al secondo e da una raffica qui. Calcolate che la stessa raffica a 100 metri, comunque siamo realisti perché non è che voliamo con questo vento a 100 metri, saremmo dei pazzi. A 30-40 metri già per il drone inizia a farsi sentire. Adesso, siccome non possiamo attaccare questo accrocchio sul drone per misurare il vento, però se già qui abbiamo un vento, come in questo caso adesso proprio di classe 3, classe livello 3, chiamatelo come vi pare. In alto potremmo avere un vento di livello 4 e quindi già siamo al limite, visto che il drone resiste a un vento di livello 5. Beh, senza perderci adesso in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere il drone come si comporta in volo. Take off. Ragazzi, come potete vedere, il drone sobbalza vistosamente, fa su e giù, su e giù, su e giù, però diciamo che tiene botta. Andiamo a vedere che vento abbiamo qui, e qui in questa conca siamo ben protetti, anche se ci sono delle raffiche. Vedete il drone che cosa fa per contrastare il vento? Si inclina, cerca in tutti i modi di poverello di non farsi del male. La cosa che però dobbiamo andare anche a notare è, andiamo a vedere come reagisce la camera, nel senso, con questo vento il drone stabilizza bene le nostre riprese. Adesso non giudicate da qui che sta in pratica a pochissimi metri, ma giudicate dall'alto, perché è ovvio che a pochi metri il drone si muoverà e la camera vistosamente ballerà. Andiamo a fare per esempio una bella ripresa e vediamo che cosa succede. Giudicherete voi dal video. Per l'atterraggio, ragazzi, landing pad se non siete tanto esperti, sulla mano se vi sentite esperti, ma mi raccomando, state sempre attenti, perché se io adesso faccio atterrare il drone sulla mia mano, ma nel frattempo arriva una bella folata di vento, me lo sposta e potrebbe anche tirarmelo in faccia. Quindi mi raccomando, atterrate e decollate dalla mano in queste situazioni di forte vento solamente se siete molto sicuri di voi. Dì, ragazzi, il sole ci sta abbandonando, quindi è il caso di porre fine anche al video. Io spero che il video vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se volete aggiungere qualcosa, lasciate un bel commento qui sotto. Se volete entrare anche nella community Facebook, dove ci sono altri dronisti come me che sono appassionati, chi ci lavora, chi non ci lavora, c'è il gruppo Freddy Tech Group e sul canale Telegram pubblico le offerte. Con questo video abbiamo anche testato il piccolo DJI Mini 4 Pro ribattezzato Lazzaro, come dice il mio amico Benedetto, che saluto. Detto questo, noi ci vediamo prossimamente qui su Freddy Tech. Io mi sparo un'altra batteria. Ciao ragazzi.